Sono pochi per i cittadini che amano la democrazia i giorni della vita ricolmi di una speranza autentica di futuro, come quelli della vigilia di un voto. La pagina che scriveremo domani è davvero, adesso, ancora del tutto bianca. Potrà essere scritta qualsiasi cosa, nulla è predefinito. La bellezza della democrazia sta proprio in questo processo incruento e semplice. La somma delle volontà individuali si fa scelta condivisa di una comunità. Noi molisani siamo chiamati a scrivere una nuova pagina. Lo faremo con l'arma più potente, la matita, che utilizzeremo nella cabina. Non di meno saranno responsabili dell'esito del voto anche gli elettori che sceglieranno di astenersi dalla scelta, credendo di demandare agli altri la responsabilità della decisione, ritenendo che uno vale l'altro, essi saranno invece pienamente partecipi dell'esito elettorale. C'è chi a sinistra pensa che sia il tempo di scrivere una storia nuova della nostra regione, c'è chi a destra è convinto che il Molise, nonostante tutti i problemi di cui è affitto, sia già in buone mani. Le urgenze che ci attanagliano sono tante e drammatiche. Troppi diritti costituzionalmente garantiti in Molise lo sono solo sulla carta. La sanità pubblica e commissariata è morente, la viabilità interna è pericolosa e spesso inutilizzabile. Il lavoro, che rende dignitosa la vita delle persone, è sempre più un miraggio, soprattutto per i giovani. Mancanze gravi che impongono una riflessione sulla possibilità, nel futuro, di conservare l'autonomia regionale. Tutti vogliono salvare il diritto del Molise di restare regione. Pochi però hanno legato questo desiderio ambizioso al raggiungimento di chiari obiettivi numerici. Come si arresta il calo demografico? Come si può produrre quella maggiore ricchezza che consentirebbe anche ai giovani di restare a lavorare e vivere in Molise? Lo abbiamo chiesto a 50 candidati che si sono alternati dal 15 maggio su questa sedia. Lo abbiamo fatto con mitezza e fermezza, con il solo obiettivo di consentire a voi, ascoltatori, di farvi un'idea il più precisa possibile sulle persone che ci chiedono il nostro voto. I numeri ci confortano. Siete stati tantissimi e avete guardato questi dialoghi con una costanza e un'assiduità che hanno premiato il nostro sforzo organizzativo. Voglio ringraziare l'editore, il direttore e tutta la redazione di Primonumero.it per la loro professionalità, indispensabile per il buon esito di questa collaborazione. Voglio ringraziare inoltre gli sponsor e i collaboratori, i candidati che hanno accettato il nostro invito e anche tutti quelli che lo hanno declinato. Infine voglio ringraziare voi ascoltatori che siete ancora qui a questo punto del video. Come per tutti gli altri, la vostra permanenza è il miglior riconoscimento per il nostro lavoro. Spero sia stato utile per voi guardare tutti i candidati. Spero vi possa consentire una scelta, qualsiasi essa sia, la più consapevole possibile. Senza un'informazione schietta, libera, con idee, ma senza partigianerie, fruita da un vasto pubblico, la democrazia può degradare in un rito triste e scontato. Grazie per aver consentito a tutti i candidati di essere una parte importante di questa campagna elettorale. Buon voto e in bocca al lupo!